solcare i mari è reale. Navigare è virtuale. Suzuki è Smart Vai. Acquista il tuo motore fuoribordo Suzuki. Approfitta delle promozioni sul nuovo negozio online. Cinquantesima edizione del Nautic Sud, ragazzi, siamo comodamente seduti con Roberto De Salvi in quello che è questo imponente pozzetto del nuovo Starmar 10 to Cabin. Beh, già da qua si nota la sua importanza, un mezzo che dà tanta soddisfazione negli spazi. To Cabin perché? Perché sotto coperta poi abbiamo anche due cabine. Roberto, lo aspettavamo, ne avevamo parlato tante volte, si parlava ormai da un anno che si parlava di questo 10 metri che doveva arrivare sul mercato dopo il successo ottenuto con l'885, che è stato il cavallo di battaglia ancora a tutt'oggi, è quello che dà tanta soddisfazione in casa Starmar. Poi sono arrivati i piccoli 6,05 metri, il 6,55, insomma mezzi che danno la possibilità a tutti di avvicinarsi al mondo della nautica. Questo è un po', insomma, questo è importante. L'ammiraglia, ci avete lavorato parecchio, tante soluzioni che lo rendono anche prestigioso, molta attenzione nel cercare di renderlo unico in tutto, nell'allestimento, nelle soluzioni che avete adottato, questo T-top fantastico che si illumina, quasi un brevetto direi. Sì, sì, assolutamente è stato un brevetto già certificato. Ecco, quindi è un brevetto? Assolutamente sì, un brevetto. Perché è troppo bello. Sì, sì, un brevetto con queste luci LED integrate in questo 5 mm di inox che poi è stato preverniciato nero a polvere, che ovviamente chi lo voglia lo può avere anche in acciaio lucido. Però ti ripeto, la ricerca della perfezione, essere esteti, un anno e mezzo, quasi due, di preparazione a questo, chiaramente 10 metri to cabin, ci hanno permesso che siamo arrivati in fiera e ti devo dire la verità, già con 45-46 unità vendute dell'885 siamo venuti qua che già eravamo sold out, nel senso che l'885 ce l'hanno dato in permuta per piarsi questo qua prima che arrivasse qua, quindi forse noi riusciremo a consegnarne uno per luglio, il sesto, ma vogliamo essere attenti per non fare brutte figure con il cliente finale, questo è importante. E quello che c'è da dire, intanto questo pozzetto che, ecco, in questo momento il tavolo è nella posizione che fa da tavolo, ovviamente può essere aperto perché questi adesso sono chiusi, perché questo è il calpestio, questo poi si ribaltano, le due ante si ribaltano, tavolo, diventa tutto un tavolo importante. Diventa un tavolo importante, abbassandolo poi diventa prendisole, no? Pozzetto, abbassandolo al livello di venetta diventa un prendisole. Ulteriormente scompare, se non vuoi nulla, diventa pozzetto integrato e diventa tutto calpestio. Tutto calpestio, a seconda dell'uso che se ne vuole fare. Dicevo, tanta ricerca nel, io vedo questi acciai lavorati con queste forme che veramente sono personalizzati, studiati per questo gommone, quindi non sono accessori che si trovano sul mercato, poi tutto viene disegnato, fondamentalmente anche il corrimano, qualsiasi cosa vediamo a bordo, tenti bene vari, è tutto disegnato per lui. Tutto fatto praticamente su misura per noi da delle aziende napoletane che devo ringraziare, perché insieme a loro abbiamo fatto la ricerca dei materiali e delle forme. Chiaramente queste sempre sono tutte idee, chiaramente, che sposiamo insieme a Maurizio e Antonio, che sono gli altri nostri soci della Starmar, insieme a me. E torno a ripetere, noi tre cerchiamo di accelerare quello che è il grado di finitura, ricercando sempre quello che è il migliore, anche se ti devo dire la verità, siamo stati bravi perché nel fare le corse siamo stati anche molto fortunati nel cercare di trovare un'intesa che sposi sia l'esterno che l'interno, che l'occhio cada in tutte le sue praticamente manifestazioni di dolcezza e di, chiaramente, di sposano quelle che sono le linee oggi moderne. Per quanto riguarda, ho aperto il Nautic Sud, l'ho aperto facendo una foto bellissima là a prua, c'è questa chaise longue dove ho voluto aprire mettendo quella foto che ha girato un pochino, perché davvero là ci si sente padroni del mondo, una chaise longue che guarda verso fronte marcia, che si può essere utilizzata anche in navigazione, ovviamente, perché la carena è una carena importante. Per due persone, che chiaramente, ovviamente, anteriormente alla chaise longue c'è anche il passo uomo della cabina matrimoniale, con il bagno separato e la doccia,
con un'altra seconda cabina sotto che ovviamente si può utilizzare anche come cavone, perché lo spazio a mare è sempre molto molto importante. Quindi può essere utilizzata come zona stivaggio per i nostri bagagli o come ulteriore posto letto per eventualmente un bambino, insomma qualcuno che viene con noi, un ospite. Assolutamente sì. Poi ripeto, quello che è la ricercatezza nelle linee è stato un continuo pensiero costante nel cercare di perfezionarci, perché ti ripeto, sono tutti belli questi gommoni, ma poi alla fine vedo, sto guardando quel tinti bene che c'è, che segue un po' quello che è la curva e la forma della plancetta. Ecco, sono piccoli dettagli però fanno la differenza. Doppia piattaforma di poppa con doppia scaletta e doppio tentibene. Quel profilo in acciaio che fa la curvatura è bellissimo, è un nostro stile di essere Starmar. Anche questo divanetto che tu vedi che stai appoggiato, questo ha due posizioni. Quello che abbiamo visto poi tra l'altro anche sull'855. Abbiamo fatto una modifica anche sull'885 che già hai fatto le riprese, anche sul 665 che tu hai provato a navigare a Mercellina. In realtà io ho provato anche l'885, quest'anno eravamo a navigare a Salerno Boat Show, c'era un tempo che non invitava certo a uscire in mare, c'erano i fratelli Femminò, siamo voluti uscire comunque, i loro uomini di mare, e detto proviamolo, c'era mare. Sono rimasti contentissimi, tant'è vero che tu hai dei fermi immagini, dei rallenti che sono eccezionali, che hanno visto tutta Italia. Sì, era bello perché tra l'altro dava quel senso di sicurezza, ma al tempo stesso ti potevi divertire sulle onde, che erano onde molto importanti, e si percepiva la sicurezza di non essere sbalzati fuori, carena molto morbida nell'entrare nell'onda, però al tempo stesso un mezzo importante che ci dava la possibilità di navigare in un mare particolarmente. Tant'è vero che le stesse doti di navigazione dell'885 le abbiamo riproposte nel 10 to cabin, perché assolutamente sempre motori attaccati allo specchio di poppa senza gear bracket e ovviamente tubolari sempre presenti e attivi nell'acqua, sia in navigazione e sia quando sei in rada a farti un bel bagno in qualche caletta tranquillo. Quindi il dondolino lo senti su questo gommone. Dobbiamo ancora provarlo, ma noi ci fidiamo ovviamente di quello che è la storia che a partire da Starbar. Questo ancora dobbiamo, ma l'avete messo in acqua, no? Questo praticamente un sosia, un diciamo di questo gemello che chiaramente è stato fatto. Noi con gli stessi motori abbiamo già fatto quasi 52-53 di manetta. Quindi anche un mezzo che dà soddisfazione con 300, con una coppia da 300? Una coppia di 300, omologato come ti dicevo fino a 400, quindi la gente si può sbizzarrire, non disprezzando anche una coppia di 250 che va bene lo stesso. Perché comunque i nostri 45 nodi li facciamo. Anche perché dico che la motorizzazione sembra una preferenza del cliente, mo che sia Honda, Yamaha, Suzuki o Mercury, io non ho preferenze. Il cliente ha sempre ragione, noi consigliamo e diciamo come deve essere motorizzato. La preferenza è una coppia di 300 sicuramente. Se sono Suzuki sicuramente andiamo incontro anche un pochino a quello che sono i consumi, sappiamo motori che consumano poco di loro, poi se si sposano con una carena che è anche performante chiaramente questo agevola il portafoglio, che insomma a fine giornata abbiamo consumato qualche litro in meno, non è male. Una coppia di motori così noi camminiamo a 28-30 di cociere consumando, ma secondo me scarsi 70-65 litri l'ora, tutte e due. Insomma, un consumo molto importante se pensate che stiamo muovendo, quante tonnellate stiamo parlando? Tonnellate. 3 tonnellate di gommone. 3 tonnellate di gommone con tutti i motori, sì. La cosa che mi ha lasciato guardandolo, arrivando, camminando per quello che è il percorso del Nautic Sud, è che nonostante lo spazio che c'è sotto coperta, che è importante, un'altezza molto alta, entrando sotto non si ha la percezione di dover abbassare la testa, quindi tanta altezza, ma siete riusciti a mantenere una linea che è molto accattivante. Io lo guardavo dalle varie angolazioni, è bello, cioè non è quella tuga che va a rovinare. Esattamente, perché poi in cabina noi ci abbiamo 2 metri. Da fuori non si nota. Non un'altezza di 1,65, 1,70 come Maurizio il mio socio, ecco, questo voglio dire, assolutamente. Tutto un insieme di scelte che hanno fatto, perché anche il tubolare ha un'altezza che nasconde un po' quello che è il rialzo della tuga e quindi tutto questo fa sì che poi all'occhio rimane un gommone sportivo. Assolutamente, così deve rimanere nella nostra filosofia. E ti ripeto, siamo ansiosi sicuramente con te di provarli in acqua, quando sarà il momento ti chiameremo. Primavera è alle porte. Esatto, faremo una bella diretta, adesso ci dobbiamo soltanto mettere sotto e costruirli tutti quelli che ovviamente abbiamo venduto. Quindi siamo qua in attesa di questo evento che ti chiameremo.
Allora, noi sicuramente saremo presenti a provarlo quando ci chiamerà Roberto, vi racconteremo quello che offre questo mezzo importante, l'ammiraglia nuova di casa Starmar in acqua. Beh, per chi invece non può partire con un impegno così importante, chiaramente Starmar, lo dicevamo prima, ci sono i due piccolini che devo dire sono stati visitatissimi, piacciono tanto, tanta gente gira attorno perché fanno sognare anche chi magari per la prima volta si avvicina all'acquisto di un mezzo che permette di vivere il mare. Ma assolutamente, perché per me il non patentato col 4070 ha tutto il rispetto e le stesse tanta soddisfazione anche all'occhio, sono molto curati, nonostante sono piccolini, sono i 6 metri, no? 6 metri, 6 metri 50, però sono veramente curati in ogni dettaglio, cioè non manca nulla e il prestigio che c'è è lo stesso che si ha qua, ovviamente con meno spazio, questo è 6 metri. I nuovi 665 andranno a mare con questa Schlong che abbiamo, quella di poppa, e penso che a breve vedrete anche la nuova console guida che abbiamo già fresato, che è quasi pronta, molto molto stilista. Avete avuto coraggio anche con quella versione, con quel gioco dei due verdi, insomma il verde è piaciuto molto, eh? Sì, perché con quel grigio scuro e il verde sposa bene. Ripeto, noi i gommoni sono questi, personalizzabili in tutte le scelte, i colori, le essenze. Come avete fatto quello, ovviamente dopo si gioca con l'armatore che decide al tavolino con voi come si potrebbe renderlo unico. Senza dubbio, i colori comanda il cliente. Allora, Starmar, un'azienda che è nata non da tantissimo ma che ormai è consolidata nel mondo dei gommoni, tanti si sono avvicinati a Starmar, hanno avuto soddisfazione sia perché regala ottime prestazioni in mare sia perché, come vedete, c'è tanta ricercatezza in quello che è la personalizzazione già di base, quella che loro danno di serie, quindi tutto ciò che lo rende unico. Poi chiaramente su quello che invece è il gioco cromatico e l'arredamento eventualmente di quello che è l'interno della cabina, lì a voi danno la possibilità veramente di sbizzarrirvi. E sono tre soci, tre ragazzi fantastici, io li chiamo ragazzi anche se Roberto, insomma, io e te ragazzo, insomma, è un termine, ne abusiamo un po'. Grazie, li chiamo il ragazzo perché poi mi tiene vivo. Se do del ragazzo a te io divento un bambino. Assolutamente. Complimenti, grazie, perché avete fatto un gran lavoro e state dando la possibilità a molti di vivere il mare con quel giusto approccio che è la sicurezza, la possibilità di divertirsi e soprattutto di tanto comfort a bordo con quel tocco di esclusività che non basta mai. Non basta mai. Starmar Forever è anche con te. Grazie. Complimenti, ciao Roberto. Ciao, ciao Francesco. Made in Italy with passion and elegance. But elegance is not enough. Scanner Marine, special boat for special people.
50esima edizione del Nautic Sud. Siamo in casa Italia Marina, con me Carolina Amato, figlia del presidente Gennaro Amato. Alle nostre spalle una novità importante: Italia Marina finalmente la vediamo presente anche nel mondo pesca, un mondo di tanti appassionati. Tra l'altro qua dopo il Nautic Sud, tra pochi giorni ci sarà il Pescare Show, quindi un'occasione proprio per incontrare tutti coloro che amano andare a pescare. Avete avuto una richiesta, insomma, io sono rimasto, quando sono arrivato sono abituato a vedere tutto quello che oggi è Italia Marina, sono tanti modelli presenti, uno stand esagerato, bellissimo, con tutto quello che siete abituati a presentare, e quello però mi ha sorpreso perché ho visto delle canne da pesca, ho detto ma che ho detto, ho sbagliato stand, no, è Italia Marina. No, è Italia Marina che con questo nuovo modello insomma si è affacciata anche su un segmento nuovo che per l'appunto è quello della pesca. Quindi abbiamo presentato il nostro Nettuno 24 che come vedi comunque è una sorta di restyling del nostro Sanremo 24, quindi abbiamo sempre una carina di 6 metri. La base è quella, da lì siete partiti? Come concetto sì, quindi abbiamo sempre questo 6 metri 99, però con queste belle differenze, abbiamo queste murate molto alte. La carena è la stessa? Sì. Carena, quindi siamo partiti dall'opera viva. Sì. Abbiamo aggiunto queste murate molto alte così da far sentire anche l'armatore protetto per qualsiasi tipo di pesca e o di preda. Abbiamo questa delfiniera molto importante di prua, dove abbiamo alloggiato anche in questo caso questo motore di prua, che insomma che è una chicca per gli appassionati della pesca, che come ben sanno. Per loro è quasi indispensabile averlo, perché esatto. Per loro è il punto d'ancoraggio, rimanere fermi sì, sullo spot. Esatto. Abbiamo messo anche questa console molto ampia, così come in questo caso insomma mettere perché tutta la strutturazione. Non gli basta un cartografico, hanno bisogno... 2 da 12, autopilota, insomma. Però è bello avere a che fare con loro, no? Perché c'è la passione vera lì, Assolutamente, sì, è vero, esatto, c'è la passione vera per il mare, quindi lo sai insomma che quando si passione incontra passione, insomma, nascono questi bei progetti. Ecco, tra l'altro io sono salito a bordo, ho fatto un reel l'altro giorno e devo dire che sono rimasto sorpreso, perché ho visto tanti cantieri che si avvicinano a quello che potrebbe essere una barca, un gommone da pesca, ma solitamente ci vuole tempo prima che capisci, sì. E invece questo è già davvero un gommone che penso faccia invidia a molti, perché ha le murate ma un pozzetto davvero, dove io mi trovo, conoscendo un po' i pescatori, ho detto qua è veramente fatto per andare a pescare. Sì, è un bel entry level insomma nel mondo della pesca. Avete indovinato quasi tutto, direi che questo è un gommone che difficilmente si parte da zero e si arriva così. Solitamente ci si arriva per livello, a gradi, a step, no? E si comincia col primo, poi si perfeziona. Vabbè, so che avete avuto una collaborazione importante con un pescatore che insomma sa andare a pesca. Milano Gabriele, che insomma lo possiamo dire. Sì, ci sta aiutando anche tantissimo, anche nella presentazione, come ben sai. Poi si è sposato un po' il mondo della pesca con il classico mondo insomma Italia Marine, quindi abbiamo reso anche questo design accattivante, l'hai visto con questo T-top in acciaio e in vetro resina. Quindi non avete rinunciato a quello che è lo stile Italia Marine, quindi il look deve essere comunque un look studiato, sì, anche delle rifiniture insomma è importante. Poi lui ci ha aiutato anche nell'alloggio, sai, dei portacanna da riposo, quindi abbiamo alloggiati e sul T-top e dietro la seduta. Una seduta ampia e abbattibile, così insomma da rendere anche comodo, sempre anche il mondo incontrando anche al di là del mondo del design, anche quello del comfort, e come sai insomma noi ci teniamo molto. Una vasca del Vue di quasi 150 litri, quindi insomma in queste cose ovviamente abbiamo anche, come dire, apprezzato anche i consigli di chi già c'è in questo mondo e quindi che ci ha aiutato anche per poter presentare al meglio questo nostro primo battello per il mondo della pesca. E questo è da sottolineare, perché io vedo molto spesso, ecco, il cantiere tende un po' a essere lui, a portare avanti tutto e dire vabbè tu dimmi cosa pensi ma poi faccio io. Ecco, a essere capaci di mettersi a un tavolo e ascoltare, sì, e cercare di capire che poi alla fine sono loro che devono andarci in mare con un gommone così, noi non ci andiamo a fare il bagno, solitamente si va a pescare, no? E quindi è giusto che poi alla fine quello che a noi può sembrare magari un po', ma no, che sta murata sta male così, ma se a lui serve la murata alta, sì, perché esatto, deve appoggiarsi, il tonno pesa 100 kg. Marlin, esatto, serve insomma anche un po' di riparo. L'estetica deve sposarsi prima cosa, esatto, con quello che è il loro, diciamo, utilizzo. Che il concetto di base c'è sempre la firma e quindi dietro il lavoro di Italia Marine, e quindi che ovviamente presenta il battello, però è anche giusto, come dicevi tu per l'appunto, ascoltare quello che sono le esigenze, cosa che abbiamo sempre fatto comunque nel mondo della nautica, perché quando siamo nati come progetto Italia Marine comunque veniamo dal mondo delle barche, quindi sapevamo quali erano i comfort da apportare anche sui battelli pneumatici, senza stravolgere il concetto di gommone, ma renderlo magari meno spartano e un po' più insomma impreziosito, renderlo più barca con un tubolare. E in questo ovviamente, ecco, tolto quello che adesso è alle nostre spalle, la novità di quest'anno, beh qua davvero c'è
tutta la gamma nelle varie versioni, quindi io elencarli tutti è impossibile, però, però partiamo dal piccolino, che comunque ecco il Vulcano è un gommone che dà a tutti la possibilità di iniziare ad andare per mare avvicinato con Italia Marine, e poi si arriva fino al 38. Sì, insomma, sono, come ben sai, abbiamo una gamma molto, molto ampia, anche perché ogni gommone comunque sposa un segmento, una certa tipo di utenza. Quindi per l'appunto abbiamo un entry level che è il Vulcano 22, che è un 6,50 m fuori tutto, del finire insomma plancetta. Con il 40 quello va bene? Che con il 40 va benissimo, e che rende anche la, dà anche la possibilità di poter carrellare, insomma, di poter, soprattutto per gli appassionati magari del nord, insomma, anche soprattutto quando facciamo il salone di Bologna. La fortuna di vivere sul Golfo di Napoli, che è il mare lì, di sotto casa. Esatto, e quindi di poter portare il proprio battello dove si vuole fondamentalmente, fino ad arrivare all'Italia 38, che è nato anche con l'esigenza, anche nuova che è nata nel mondo della nautica, quella di dover pernottare a bordo e di fare anche le crociere più importanti, oltre diciamo al solito, al minimo punto d'appoggio, insomma, per poter fare anche più settimane a bordo, e quindi entriamo lì in un altro step, in un altro tipo di utenza. E in mezzo poi ci sono tutte le misure, passando da quello che è il 24, il 26, il 28, insomma non li elenchiamo tutti, però effettivamente ecco quello che piace in casa Italia Marina è che ogni modello ha alcune cose, un certo family style per quello che è tutta la linea, però poi c'è la console che è quella del 24, quella, sì, quindi completamente diverse, quindi questo lo rende anche, dà quella personalità al singolo modello. Sì, assolutissimamente. E non è facile mantenere family style, però avere anche poi quella cosa che è solo sul 24, solo sul 26, solo sul 28, quindi siete riusciti a far sì che un modello sia quel modello, ma mantenendo comunque un family style. Sì, che sia caratteristico di quel modello, quindi dal design della console, come dicevi tu giustamente, per poi dopo sposare comunque una linea di base che sia comune a tutti. Beh, calcola, questo è un lavoro, ovviamente siamo in tre fortunatamente, quindi è un lavoro di famiglia. Non l'abbiamo detto, ricordiamo il gran lavoro anche di Antonio, tuo fratello, che dietro le quinte è sempre al lavoro. Assolutamente. Io adesso sono con Carolina, però Antonio anche lui fa un lavoro molto importante. Hai voglia, certo, Antonio ha iniziato prima di me, quindi ovviamente anche io ho imparato da lui all'inizio. E tu ormai sei il volto di Italia Marine, la gente vede Carolina e quindi vede Italia Marine, però c'è anche Antonio. Esatto. Ricordiamolo, giusto per... certo, fermo restando che ovviamente ovviamente c'è mio padre, c'è Gennaro, e quindi insomma abbiamo avuto insomma un bellissimo anche eredità di insomma culturale e di approccio proprio anche nel settore, che insomma lui alle spalle, e questo insomma ci dà un bel slancio per dare sempre il meglio di sé. Ecco qua, questa è l'immagine di Italia Marina. Noi ringraziamo Carolina. Grazie che ci ha presentato la novità e ci ha fatto conoscere meglio quello che oggi è tutta la gamma Italia Marina, quindi ci vedremo presto in mare. Assolutissimo. Magari una giornata di pesca. Tu sai pescare? No. No, neanch'io. Però so comprare il pesce. Io penso che su questo non riuscirò a prendere neanche un cefalo, però. Ci proviamo. Ci proviamo. Ciao Carolina. No, grazie a voi. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I... SPX, the new generation rib.
E sempre dalla 50ª edizione del Nautic Sud, eccoci qua con Lillo Pilitieri, SPX, una bella presenza grazie anche a DF Nautica che ha dato modo a voi di esporre quelli che sono i mezzi che oggi rappresentano un po' quello che è stato il percorso SPX. Manca l'ammiraglio, al 38 non ci stava. Lo spazio l'avete occupato tutto con questi due bei 24 Sport Dinette, qua un 32 che insomma comincia a essere una misura che piace a molti perché è un compromesso tra il 38 e il 24, 32 sembrerebbe la quadra perfetta un po' per tutti. Assolutamente sì, intanto buongiorno a tutti. Napoli è sempre una bella piazza, una bella fiera, ben organizzata, e grazie, come dicevi tu Francesco, a DF Nautica abbiamo qua una presenza importante. Abbiamo portato due 24 dinette, un 24 sport e un 32, e per ovvie ragioni di spazio non abbiamo potuto portare un 38, ma comunque c'è una bella presenza, tanta gente interessata e quindi siamo contenti. Ecco, una piazza appunto che ama veramente andare per mare, qua il mare lo vivono tutto l'anno, e qua c'è un esempio di un 32 addirittura con questa cabina di poppa che permette di essere vissuto diciamo anche in marina, quindi si può pernottare anche all'interno di quest'altra cabina che si aggiunge a quella di prua, quindi quattro persone qua trovano anche lo spazio per poter pernottare. Sì, assolutamente sì, questa è una bella, un bel optional che noi proponiamo ai nostri clienti. C'è la possibilità predisporre la cabina di poppa dietro proprio per il campeggio nautico, dove all'interno è ben allestito con mobili portaoggetti, dei bei materassi, e quindi consente alle famiglie di due persone oltre due figli, quindi un 2 più 2, di poter ormeggiare in rada nel massimo comfort. Ecco. Noi poche settimane fa eravamo a Düsseldorf, una presenza anche lì con la Regione Sicilia, avete fatto una bella presenza, sì. Come sempre un richiamo di quello che è SPX, ormai siete a livello internazionale, siete un po' ovunque. Sì, in questo diciamo siamo stati premiati, abbiamo fatto tanti sacrifici e quindi ormai il mercato ci conosce, ci ha diciamo equiparato a grandi marchi a livello nazionale e anche europeo, e di questo ne siamo chiaramente contenti. E tra poco più di 15 giorni saremo a un salone che per voi è un salone molto caro, a casa assolutamente, vostra, Catania. Vi invitiamo a venire a Catania a marzo, i primi di marzo, il 7 marzo, dal 7 al 10, dove anche questa fiera è veramente ben organizzata, molto bella. Poi siamo a casa nostra, quindi vi invitiamo tutti lì, ci sarà a partecipare, anche il 38. Ci sarà assolutamente anche il 38, e quindi siamo a casa nostra e potremo esporre tutta la gamma. E allora l'appuntamento sarà appunto in Sicilia, a casa, dove vengono prodotti gli SPX. Io sono stato anche da loro in azienda, un'azienda molto organizzata, un'azienda che ha veramente puntato anche su numeri importanti. Sì, noi avete un magazzino, cerchiamo tutto in qualche modo bene di strutturare l'azienda bene, quindi la qualità dei prodotti deve partire innanzitutto dal basso, quindi con un'organizzazione ben fatta, e questo noi ce la mettiamo tutta. Chiaramente c'è tanto da fare, ma noi siamo sempre lì per cercare di trovare delle soluzioni innovative. Dal 7 al 10 marzo saremo a casa loro, Catania, con il Nauta, una bella fiera, ma soprattutto un'occasione per godersi anche questo clima tutto siciliano che ci regala già la primavera a quel periodo. Assolutamente, noi vi aspettiamo con immenso piacere, la Sicilia vi accoglierà e Catania soprattutto a braccia aperte. Ciao Lillo. Ed SPX. SPX ovviamente. Venite a festeggiare con questi tre fantastici ragazzi, SPX, una bellissima realtà. Grazie. Vi aspettiamo a Catania. Grazie e ciao a tutti. Solcare i mari è reale. Navigare è virtuale. Suzuki è Smart Vai. Acquista il tuo motore fuoribordo Suzuki. Approfitta delle promozioni sul nuovo negozio online.